Cari in Cristo, pace del Signore. Attraverso questi canali social e per mezzo di questo video voglio innanzitutto approfittare per poter salutare tutta la fratellanza della Chiesa di Rimini e di tutta la diaspora, di tutte le missioni. E questa è sicuramente una domenica inusuale. Non poter svolgere i nostri servizi di culto a causa di questo problema, a causa dell'ordinanza che è stata emanata non solo qui nella nostra regione dell'Emilia-Romagna ma in altre regioni della nostra penisola per il problema coronavirus. Ora, innanzitutto per noi credenti è necessario una doverosa riflessione sui tempi che stiamo vivendo nella nostra generazione per poterne trarre un beneficio spirituale, sia personale, sia che ci aiuti a consacrare la nostra vita al Signore, e sia per comprendere, per capire quanto sia preziosa, importante e tra virgolette da sfruttare la libertà che ci è stata concessa negli anni scorsi, che continueremo, se il Signore lo permetterà, ad avere, ma che possiamo davvero maturare la necessità, l'urgenza, l'importanza di poter predicare la parola di Cristo, l'Evangelo della salvezza, della grazia a tutti gli uomini con franchezza e con la pienezza di Spirito Santo. Insieme a voi volevo condividere alcuni versi che si trovano nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, e Gesù che parlerà dello Spirito Santo, parlerà di pace. E vogliamo leggere questi versi che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dal verso 23. È scritto così: Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. È sicuramente questa una parola che incoraggerà i discepoli di Cristo Gesù, che incoraggia e che ha incoraggiato, come nel passato, tante generazioni. Queste parole illuminano la nostra mente e il nostro cuore della preziosa condizione del credente, di colui che ha ricevuto Cristo, ha ricevuto la sua parola, di colui che non solo l'ha ascoltata questa parola, la parola di verità, la parola di Cristo Gesù, la Bibbia, la parola di Dio, ma l'ha fatta sua, la osserva, la ubbidisce, la segue con tutto il cuore, con tutte le sue forze. C'è questa bellissima parola che Gesù dirà, credo che sia questa frase, una frase che deve portarci sempre a riflettere e davvero a considerare il privilegio che noi godiamo, la posizione che noi godiamo attraverso l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Vogliamo innanzitutto ricordarci che un tempo la nostra posizione davanti a Dio, per il fatto che non avevamo né compreso né accettato per fede l'opera della croce che Cristo ha compiuto per noi, la nostra posizione era una posizione
distante dal nostro creatore, una posizione in cui noi ci ritrovavamo ad essere giudicati a motivo del nostro peccato, senza potervi in nessun modo porvi rimedio. Ma attraverso Cristo Gesù, attraverso quell'opera che Egli ha compiuto sulla croce, attraverso il sangue che Egli ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati, noi abbiamo avuto accesso a questo straordinario, meraviglioso perdono che ci permette e che ci ha permesso di poter instaurare una vera relazione col nostro Creatore, col nostro Signore, con colui che tanto ci ha amato, da mandare il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi. E Gesù diceva: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Una stretta relazione tra il credente, tra colui che si definisce cristiano, tra colui che attraverso le parole, attraverso il buon sentimento di cuore, professa questo amore per Dio. Però Gesù qui è molto chiaro e dice: se uno mi ama, inevitabilmente, inequivocabilmente osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E poi dice: e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Questa affermazione è davvero straordinaria, meravigliosa. Sapere che mentre un tempo eravamo figli d'ira, lontani da Dio, non avevamo nessuna relazione col nostro Signore, adesso addirittura noi, la nostra vita, l'anima nostra, il nostro cuore, i nostri corpi ospitano la presenza dell'Iddio onnipotente. La parola del Signore continua e Gesù dichiarerà apertamente ai suoi che egli a breve avrebbe lasciato la terra, ma non avrebbe lasciato certamente i suoi orfani, così come il Signore non lascia il credente, non lascia la Chiesa nella confusione, nello smarrimento, nell'incertezza, non ci lascia orfani il Signore. Ma c'è questa meravigliosa presenza dello Spirito Santo che il Padre ha mandato in questa epoca, l'epoca degli ultimi tempi, in cui il Signore sta manifestando la sua volontà, e cioè quella che tutti gli uomini possano essere salvati, il tempo della grazia, il tempo in cui è possibile attraverso la fede accedere a questo dono ineffabile che Dio ha fatto a noi, vuole fare a tutti gli uomini per mezzo della fede. Se crediamo con tutto il cuore, se tu credi con tutto il cuore, puoi ricevere la salvezza, il perdono dei peccati e il dono della vita eterna. Ma c'è questo miracolo che si realizza con la nuova nascita, e cioè che Dio, attraverso lo Spirito Santo, viene a dimorare nei nostri cuori. Ed è questa una realtà davvero a volte per noi credenti un po' sottostimata, o a volte sono parole, frasi che leggiamo, che diciamo, che ascoltiamo attraverso i sermoni, le predicazioni, ma che davvero il Signore possa illuminare le nostre menti, i nostri cuori, farci riflettere sulla preziosissima posizione in cui noi ci troviamo. E davanti ai risvolti che noi andremo ad affrontare in questa generazione, siamo consapevoli, fratelli e sorelle, che stiamo vivendo la fine della fine dei tempi. Stiamo
vivendo e vivremo il principio dei dolori sotto ogni aspetto, non solo per questo dramma che adesso si sta abbattendo a livello planetario su tutta l'umanità, ma la parola di Dio ci avvisa, ci avverte di quelli che saranno i segni degli ultimi tempi, una condizione morale, una condizione spirituale profondamente lontana da Dio e dai principi della parola del Signore. Come deve comportarsi il credente? Quale deve essere il suo atteggiamento nei confronti di queste situazioni? E quali devono essere i nostri comportamenti e la nostra condotta? Ora, sappiamo che lo Spirito Santo, il Consolatore, è stato mandato per noi e la parola di Dio ci dice che lo Spirito Santo che il Padre ha mandato, diceva Gesù, vi manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quello che vi ho detto. Attraverso la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori, noi davvero possiamo comprendere la parola di Dio, possiamo comprendere l'opera della grazia, della salvezza che Dio ha voluto compiere nelle nostre vite, nei nostri cuori, e non solo nei nostri cuori, ma ancora per tutti coloro che lo riceveranno. Quindi questo è un momento davvero prezioso, anima cara, che stai ascoltando anche questo messaggio, questa predicazione della parola di Dio. Non tardare, accetta Gesù nella tua vita, nel tuo cuore. C'è un Padre che ti ama e che vuole amarti con più intensità, stabilendo con te una relazione personale e intima. L'abbiamo letto, la parola di Dio ci dice che chi ama il Signore osserva la sua parola, e quando si realizza questo connubio, automaticamente il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo vengono a fare la loro dimora nel cuore di quel credente. È incomprensibile dal punto di vista umano, razionale e logico per noi. Però per fede noi crediamo che questo si realizzi, e quando lo crediamo per fede sentiamo anche gli effetti di questa meravigliosa presenza nella nostra vita. Gesù dirà al capitolo 14 di Giovanni, il verso 27 che abbiamo letto: lascio pace, vi do la mia pace. E rispondendo un po' alla domanda che ci eravamo posti prima, quale deve essere l'atteggiamento del credente, il suo comportamento nel vedere adempersi certi segni, certe realtà nella nostra generazione. Apro una parentesi: la nostra generazione è una generazione che non ha conosciuto, non ha sperimentato, parlo ovviamente soprattutto della nostra Italia, della nostra penisola, delle nostre zone, situazioni di persecuzioni, di difficoltà, così come sono state vissute nel passato. Ovviamente questo non significa che il diavolo, Satana, non stia combattendo, non stia in qualche modo e non voglia intralciare il cammino del credente, della Chiesa. Siamo in un combattimento spirituale, un combattimento aperto. Siamo consapevoli di questo. Per questo
Siamo chiamati a vivere in comunione col Signore, non possiamo fare a meno di leggere, di meditare la parola del Signore, così come non possiamo fare a meno di invocarlo, di pregarlo con tutto il cuore, non possiamo fare a meno di vivere questa relazione profondamente, intensamente, anzi vogliamo attraverso la parola di Dio essere incoraggiati ancora una volta a praticare la parola del Signore con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze. La pace del Signore regna nei nostri cuori, regna perché il Signore ha lasciato questa pace nei nostri cuori. È il prodotto della comunione che noi abbiamo con Dio, ma possiamo dire con certezza, perché questo lo attesta la parola del Signore, noi abbiamo pace perché lo Spirito Santo dimora nelle nostre vite e nei nostri cuori. Nel verso 17 dello stesso capitolo leggiamo: lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Questa è la realtà del credente. C'è una pace, non quella che il mondo dà, che non dipende dalle circostanze, dalle notizie buone o cattive che possiamo ascoltare e ricevere, ma dipende da questa meravigliosa presenza che è nei nostri cuori, nella nostra vita, la presenza dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Come credenti vogliamo ringraziare il Signore per la nostra posizione. Vogliamo ringraziare il Signore per la nostra realtà, per la mia realtà. Individualmente possiamo dire: Signore, grazie, perché non meritavo nulla, non ero consapevole prima di accedere a questa grazia, di credere nella Tua parola, che tutto ciò si potesse realizzare nella mia vita. Ma oggi non solo possiamo dire l'abbiamo realizzato, tanto tempo fa, tanti anni fa, ma possiamo dire che lo Spirito Santo dimora nei nostri cuori. La testimonianza è data dal fatto che noi amiamo il Signore, e se amiamo il Signore, se diciamo di amarlo, significa che noi troviamo diletto nella parola del Signore. La leggiamo, la meditiamo, la studiamo e la onoriamo attraverso l'ubbidienza, la pratica di questa parola. E se tutto questo avviene, se tutto questo si realizza nella nostra vita, davvero si realizza, bene, allora non possiamo non sentire gli effetti della presenza di Dio nei nostri cuori. E gli effetti portano sicuramente a testimoniare più delle nostre parole, delle nostre frasi. Cosa voglio dire con questo? Mentre così sto meditando, sto considerando questi versi della parola di Dio, mi viene in mente la testimonianza di John Wesley, quando lui partì per la Georgia negli Stati Uniti, che ancora non si erano formati, per andare a predicare Cristo. Ma si rese conto durante questo viaggio, non fu viaggio sereno, tranquillo, se non erro fu al rientro, al ritorno di questo viaggio, che in una tempesta che loro dovettero affrontare, tutti furono impauriti su quella imbarcazione. Lui stesso fu preso da paura, temeva che, insomma, non avrebbe potuto superare quella terribile tempesta. Però si rese conto che c'era un gruppo di fratelli e di sorelle che se ne stava sereno, erano quieti nel cuore. C'era in loro qualcosa che attirò John Wesley.
Ma come mai in questa tempesta, in questo momento di burrasca, dove sembra quasi inevitabile che lasceremo la pelle, la nostra vita, questi uomini, queste donne possano essere tranquilli? Perché essi sono così tranquilli, sereni? Ebbe modo di parlare col responsabile di questo gruppo, che gli parlò della salvezza, del fatto che avevano incontrato Cristo, ricevuto la salvezza e avevano gustato questa pace che Gesù aveva promesso ai suoi e che promette a tutti coloro che ricevono la parola di Cristo Gesù nei loro cuori. Ne fu sbalordito John Wesley e ne fece tesoro di questo insegnamento. Al suo rientro in Inghilterra, lui cercò il Signore con tutto il cuore, fino poi a sperimentare il perdono dei peccati, la salvezza. Ho raccontato questa storia? È solo un piccolo esempio per farci capire che la pace che il credente vive, che noi viviamo, fratelli e sorelle, non può e non deve dipendere dalle circostanze. Sappiamo che probabilmente in questa generazione andremo incontro a momenti, a periodi davvero difficili, e credo che sia sotto gli occhi di noi tutti come l'immoralità si stia dilagando e come l'uomo in qualche modo si sta allontanando sempre di più dai principi e dall'etica cristiana della parola del Signore. Innanzitutto la pace che regna nei nostri cuori, possa essere notata dagli uomini, possa essere motivo più delle nostre parole di riflessione, di considerazione per questo mondo che sta ricevendo i suoi segni da parte del Signore, perché i tempi si abbrevieranno e il ritorno di Cristo è davvero vicino, ma solo quelli che saranno trovati pronti saranno portati nel cielo. Questo dice chiaramente la parola del Signore. Una terribile condanna e un fuoco eterno aspetta coloro che hanno rigettato, rifiutato la parola di Cristo, il sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce. E vogliamo chiedere al Signore, tutti quanti noi, fratelli e sorelle, che in questo clima o in altre vicende, anche private, personali, familiari, che possiamo vivere nella nostra vita, davvero il Signore possa custodire i nostri cuori nella pace. E quando diciamo questo non stiamo dicendo altro, il Signore fa che lo Spirito Santo abbia sempre autorità, abbia sempre libertà, abbia sempre autorevolezza nella mia vita, nel mio cuore. E com'è possibile questo? È possibile solo se consacriamo la nostra vita al Signore, se viviamo un rapporto intimo di comunione con Lui. È possibile solo se davvero siamo pienamente disposti ad abbandonare il peccato, il male e tutto ciò che offende il Signore per consacrare il nostro tempo, la nostra vita, le nostre membra, le nostre forze, il nostro servizio al nostro Signore. E questa pace sarà manifestata. Credo che questa pace continuerà ad attirare, a attrarre gli sguardi di questo mondo, di questa generazione impaurita. Non voglio entrare nel merito di quelle che sono state
azioni, gli atteggiamenti quasi compulsivi che abbiamo potuto constatare e vedere in questi giorni. Ma voglio che noi credenti siamo chiamati davvero a questa grande responsabilità, ad essere coerenti, a parlare di Cristo con franchezza, ad annunziare il messaggio dell'Evangelo con la pienezza, con la potenza dello Spirito Santo. Tutto questo ci è stato promesso, tutto questo l'abbiamo gustato. Tutto questo vogliamo essere anche umili nel chiedere al Signore di dire: lo vogliamo vivere pienamente, Signore. Vogliamo vivere pienamente, Signore, la tua grazia. Vogliamo vivere pienamente questi momenti di comunione. Vogliamo vivere pienamente, Signore, ma davvero pienamente, l'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori, nelle nostre vite. Signore, ti chiediamo con tutto il cuore, aiutaci a realizzare pienamente la tua parola. Vogliamo gustare la presenza dello Spirito Santo. Signore, aiutaci a riflettere perché in questi ultimi tempi, dove tutto quasi sembrava esserci dovuto, adesso ci rendiamo conto e che sia davvero un momento di riflessione di quanto sia importante la comunione fraterna, l'assemblea dei santi che liberamente si può riunire per celebrare il culto al Signore, di quanto sia importante essere pienamente consapevoli del valore della grazia, della potenza dello Spirito e di questa pace che va al di là delle situazioni, delle circostanze, ma che è nei nostri cuori e ci è stata donata da Cristo Gesù. Concludo questo messaggio, fratelli e sorelle, abbracciandovi caramente nel Signore e chiedendovi questo, di continuare a pregare il Signore. In questo momento particolare della nostra penisola e non solo, in questo momento particolare della nostra generazione, vogliamo dire: Signore, soffia col tuo Santo Spirito, riempici di potenza, di Spirito Santo, aiutaci a vivere il frutto dello Spirito, aiutaci a essere testimoni coerenti della tua parola e aiutaci a predicare con franchezza questo messaggio meraviglioso che produce vita, salvezza, certezza di questa pace e infine il dono della vita eterna. E voglio concludere questo messaggio pregando insieme a tutti quanti voi. Signore, consapevoli di questo momento particolare che stiamo vivendo, consapevoli, Signore, anche della meravigliosa grazia, di questa bellissima opportunità, Signore, che tu ci hai concesso in Cristo Gesù, non solo di essere tuoi figli, Signore, ma di poter vivere nella pienezza del tuo Santo Spirito, di poter custodire i nostri cuori nella pace, di poter conservare, Signore, la tua parola nei nostri cuori, perché lo Spirito Santo ci rammenta, ci ricorda la tua parola in ogni momento, in ogni fase della nostra esistenza. Che grande privilegio, Signore, poter dire: io sono sereno, io ho pace nel cuore, la presenza di Dio in me. Aiutaci, Signore, non solo, Signore, a vivere, ad ascoltare queste parole, Signore, non solo ad udirle, ma aiutaci, Signore, a realizzarle, a viverle. Benedici, Signore, tutta la comunità di Rimini, benedici le missioni, benedici il tuo popolo, Signore, benedici la tua Chiesa, benedici ciascuno di noi, benedici, Signore, quanti hanno potuto ascoltare e ascolteranno questo messaggio, Signore, che possano davvero dare il loro cuore a te al più presto, Signore, prima che sia troppo tardi, Signore. La tua benedizione sia con tutti quanti noi, sul tuo popolo, sulla tua Chiesa. Ogni cosa, Signore,
La chiediamo nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica, fratelli e sorelle.